Perché il ragno ritorna, ci rinuncia. Che cosa? Un'estetista si è appena suicidata. Cosa c'è di più brutto dell'infradito di jeans? Forse quella multipiano di prima, quella condominiale. Ragazzi e ragazze, trucchini e trucchine, bentornati in questo nuovo video. Io sono Gaia, questo è Senza Trucco e anche oggi ci occupiamo di una nuova video reaction ai trucchetti di 5 Minute Crafts, che lasciano senza trucco, senza parole. Cliccate like se questi video vi piacciono e se ne volete ancora. Come sapete, 5 minuti creativi, così lo chiamano in italiano, propone tantissime idee alternative per la vita quotidiana e per la casa. E io dico, perché non fare le cose normali? Questo video è sponsorizzato da un marchio che dovete assolutamente conoscere, perché io sono rimasta sconvolta. Cioè, io non mi scompongo tanto per le cose che mi inviano, ma quando sono prodotti fenomenali, io ve lo devo assolutamente dire con orgoglio, quindi occhio a questo sponsor, la stupenda Ava & May. Ragazzi, questa non è paraffina, attenzione. Ava & May è un marchio che crea candele e profumatori per la casa e anche altro, profumatissimi. Io sono rimasta sconvolta, quindi per favore, se vi piacciono le candele, andate sul sito e prendetene una al 50% di sconto, che vi do un codice. Perché c'è, addirittura c'era un profumatore per la casa ispirato alla Francia che faceva profumo di champagne. Io sono rimasta sconvolta. Ora che inizia la stagione più fredda, mi piace stare a casa con le candele accese e questa fodera di... questa è la Caribbean, fodera di protezioni solari e già profuma con una piscinetta così, ve la faccio vedere. Già anche solo, tipo accesa da mezz'ora, fa un profumo che sta inondando tutta la stanza. C'è quella Barcellona che fa odore di legno, ragazzi, sono impazzita. Quella Brasil che fa un profumo troppo inebriante, cioè guardate la mia faccia, io ero sconvolta. E anche tutti i profumatori, anche questi con i bastoncini, mi sono piaciuti un sacco e vi straconsiglio di provarle. Tra l'altro, oltre al fatto di essere 100% cera vegetale, la confezione è in vetro e il coperchio è in legno, quindi sono confezioni totalmente ecocompatibili. La candela, stoppino in cotone, tutto 100% ecocompatibile, quindi è anche carino per fare un regalo. E sono super contenta e orgogliosa che Ava & May mi abbia inviato tutto questo, perché avevo intenzione, avendo inviato così tante cose, di regalarne qualcuna a mio fratello, a mia mamma, ma non esiste, sono mie e me le tengo il mio tesoro. Il mio tesoro! Bestiale, assolutamente dovete comprarne una, fatelo per me. E poi ditemi se non avevo ragione. Il video di oggi, che c'è stato, ripeto, gentilmente sponsorizzato da Ava & May, link nel box informazioni, trucchetti meravigliosi per le scarpe, la cui immagine di copertina mi ha lasciato sconvolta, perché era una cosa che avevo già visto, ma qua è di più, è molto di più. Quindi vediamo un ragno che cammina sulle sue... certo. Cioè, se il problema è che hai ragni in casa, non è che dici da dove vengono, no? Prendiamo circa 18 paia di ciabatte, colore Ikea Lidl, siamo lì, e le incolliamo formando una pila di basi di infradito per fare dell'infradito con plateau. Io provo vergogna per lei, per loro, per tutta l'umanità, perché il ragno ritorna, ci rinuncia, si sa, i ragni... sopra i 20 centimetri non salgono, ci rinunciano. Vergogna, vergogna. E lei continua tranquilla, c'è un'invasione in casa. Che sta cosa? Intermezzi senza senso. Stivaletto con colla. Ragazzi, questi sono trucchetti meravigliosi per le scarpe. Già il primo meritava proprio il titolo del video. Sì e no, perché... che se non lo fissi con una vernice al di sopra li perdi strada facendo, riempi qualsiasi cosa di brillantini, però l'effetto comunque è figo se sono da buttare. Anche queste brillantini, di nuovo, questo l'hanno fatto l'anno scorso, ed è come uscire di casa per farsi urlare per strada. Cioè, che problema, i stivali sono sporchi? Il sacchetto li buttali, no?
Che cosa? Che cosa? Cioè, no, cioè, spiegatemi per quale motivo dovrei rompere un paio di uova sui miei stivali. Cioè, qual è il motivo? Povere uova, cioè, uno schiaffo in faccia ai vegani, anche i vegetali mangiano. Perché l'albume. Ma la puzza! Ma la puzza! Ma non vi vergognate! Ma non è bello, non è. Before after cosa? Che vendono il lucido per le scarpe? È seriamente incommentabile. Che schifo è! Sono cadute le scarpette al bimbo. AX. Sinceramente questo rispetto agli altri è l'ex della vita. Sì, l'abbiamo capito, prima o dopo. Ci vediamo le scarpe. E i piedi fanno male. Qual è la soluzione? Il ghiaccio. Va bene, dai. Questo secondo me funziona pure, non c'è niente di male. Mamma, mamma! Bimbo! Tu hai seri problemi con questi strappi. Sono pieni di cose. Nastro isolante. Ah, e rimuovi le cose. Va bene, ok. Ora però non glieli mettiamo a X. No. Scarpe con i lacci. Togliamo i lacci. Mettiamo ancora del nastro isolante. E dipingiamo le scarpe. Vedi che novità. Fanno venire la bolla e dicono che con un po' di hygienic lipstick, perché lo chiamano burro cacao? Cioè, questi nuovi termini, non dovrebbe succedere. Sinceramente questa è una cosa che proverei. E solo i lacci? Come hai fatto a sporcare solo i lacci? Cioè, è una cosa impossibile. Li pulisci con la bevanda che stavi bevendo e la limonata, perché evidentemente la Sprite non paga più. No ragazzi, cioè, ma veramente, ma si può? Ma valli a lavare a casa! Ma valli a lavare a casa, ma che schifo, ti escono appiccicati tutti in zucchero! Non c'è di andarne orgoglio e ti li rimetti pure, non è vero ragazzi, non credete a questa cosa perché non è vera! Sì, succede con l'usura, ma loro riescono a fermare il tempo, ma se le scarpe le usi... Ah no, mentre... No, cioè no, quei cosi sono fatti quando le scarpe le posi perché non ci puoi camminare. No, non ci puoi camminare, siete pazzi, che cosa di rovinare i piedi alla gente. Ma voi non siete normali. Sento odore di qualcosa che ho già visto. Sento odore di qualcosa di osceno. Mamma mia, ma compratevi un paio di sandali. Ma non si può, ma erano scarpe vecchie, ma... Anche questo mi sembra che le trasformavano in delle improbabili scarpe da sposa. Sì, che se ti sposi con sta roba, cioè meglio che non ti sposi. Tienitele color carne. Non lo so, io ho prurito. Io non mi esprimo più. Bottone da... incollare sulla ballerina. Oddio, con queste scarpe non lo so dove dovrei andare. E qua abbiamo le pattine tutto fare, perché per chi non ha voglia di pulire, che almeno hanno un senso, perché tu comunque cammini e pulisci, ma non questo casino. Ti consiglierei vivamente all'aspirapolvere, invece no, spalmiamo tutto per terra. Ho paura di questo incrocio tra jeans, stivaletto, cammello. Ragazzi, che cosa uscirà mai? Oddio mio, cioè, hanno il gusto dell'orrido. Orrido. Mamma mia, che oscenità! Che oscenità! Qua come le stiamo facendo? Guardate, ancora queste con i glitter possono servire per un'occasione particolare, per fare delle foto, le posso anche giustificare. Ma quelle cose, perché non le chiamo nemmeno scarpe, no? Queste erano le scarpe di prima, quelle che c'avevano dentro. C'hanno un po' di tutto dentro queste. Ah, in questo modo salvaguardiamo. Ok, questa è una cosa carina. Questa va bene, questa va proprio, questa ha senso. No, il coso di cartone dentro per non farle piegare, cioè voi siete pazzi. Cioè, nemmeno un bambino di 3 anni mette così lo smalto, nemmeno.
Un'estetista si è appena suicidata. Un minuto di silenzio. Che razza di modo di mettere lo smalto è? Ora hanno il solvente per unghie, come mai? Grazie che si usa così. Io non ce la faccio più. Ovviamente, perché? Perché non usare un assorbente? Ci sta. Se metti le dita bene, anche il dischetto va bene. Ops, me ne accorgo solo adesso, ti stanno strette. La soluzione? No, io non ci credo. Ma lascia stare quelle scarpe, questo non è un trucco, ti distruggi, ti si taglia l'interno del dito, non è una soluzione, cioè è come farsi a pezzi i piedi. Questi sono disagiati, vede, quindi ora lo girano e lo renderò più piccolino. Fatemi ragazzi, io sono un genio. Calza sbagliata, tipico. Ah no, il tallone sbagliato, tipico. Con il colluttorio, 5 minuti, il miracolo, ragazzi, questo è il colluttorio miracoloso. Hygienic Lip Balm, con l'a caldo viene sempre in soccorso, lo sappiamo. Credo che questa cosa non funzioni moltissimo, perché la colla a caldo tende pure ad appiccicarsi. No, dai, dammi la soluzione. Senti. Ah, questa cosa basta a non far scivolare i piedi. Non credo, sinceramente non credo. Stop it. Get some help. Qual è la soluzione? Un pezzo di sciarpa. Questa mi piace. Non capisco. Ah, rendiamo questo infradito fashion. Io a mare ci vado un po' più semplice, però vabbè. Pazienza se ora le cade il vestito e resta nuda, ma le infradito sono fashion. Come fanno a impolverarsi dentro la scatola? Con... sì, pulisci le scarpe e si leva la polvere. No, non mi sembra un hack geniale, eh? Togliamo un polsino alla giacca di jeans per fare qualcosa che io infatti temevo tantissimo, questa cosa. Cosa c'è di più brutto dell'infradito di jeans? Forse quella multipiano di prima, quella condominiale. Sì, quella non è che... mamma mia, che schifo! Ecco, come rovinare uno stivaletto rosa che era nuovo, creando qualcosa di cui sinceramente non sentivamo il bisogno, anche questa scarpa nuova. Perché non mettere delle piume? Cioè, già che era molto semplice, molto sobria, così proprio. Ragazzi, gliela vedo per la... questa andrebbe bene per la pubblicità delle gocciole white. No, non mi dire che fai le scarpe di pelliccia con un tappetino. Eppure ragazzi, si sono usate, non le ho mai capite queste specie di ciabatta Yeti, ma si usano e si sono soprattutto usate, forse ora di meno. Queste sono le frange, questo è più effetto indiano e vi devo dire che questa comunque ha un senso perché le vendono. Queste sono quelle Pocahontas. Roviniamo un altro paio di scarpe con questi nastrini un pochettino cosa? Temo questo trucchetto. Cioè, come andiamo a collegare? Ah, il cinturino. È osceno, atroce, mi fanno male gli occhi. Ma che schifo è, cioè il cinturino si chiama Ino perché è piccolo, non la cintura, la... qua, là, cioè, non... che schifo. Schifo! Poi immagino come deve tenere quella puntina di colla a caldo, cioè resterete con i bracciali, con le cavigliere ai piedi, ma io le metterei a voi la cavigliera, quella elettronica, per restare a casa e non fare più danno. Oddio santo, che schifo il calzino con la... ma pensano davvero che la gente esce con gli stivaletti fatti così? Ma che schifo! A rete hanno quel quid, qualcosa in più. Quindi questo è quanto. Se volete rovinare le scarpe sapete come fare. Anche per averla meglio sui ragni, si sa che le mordono. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!